Cosa avete ricordato di Zanotti Bianco nel corso dell'incontro al parco? E abbiamo ricordato soprattutto il suo grande impegno civile, sociale, culturale per la promozione della Calabria e del Meridione d'Italia, il fatto che si è impegnato non solo per l'istruzione e la creazione di scuole popolari, ma anche per creare dei saggi, per costituire l'Animi prima e poi la società Magna Grecia appunto, per promuovere degli scavi archeologici, quindi tutto nel segno della promozione culturale, sociale e quindi anche economica. E dunque grande riconoscenza per lui. Ma Zanotti è stato anche presidente della Croce Rossa e quindi bisogna ricordare anche questo. Diversi presidenti d'Italia Nostra? Erano presenti, oltre alla presidente e vicepresidente della sezione di Casabona, c'era una socia di Crotone che veniva proprio da Soverato e la presidente di Cirò ha mandato un messaggio per problemi familiari, non è potuta venire. Poi abbiamo portato i saluti anche dell'architetto Paola Pugli, che è del direttivo della sezione di Crotone. La sezione di Crotone era presente tutta nel suo direttivo. Tra gli ospiti, i più importanti, tutti importanti, il vicepresidente nazionale, l'architetto Luigi De Falco, che ha fatto una bella relazione e quindi era presente con la signora che è di Crotone e la bimba. È stato per noi un piacere, un onore, ogni anno, veramente da 3 anni a questa parte, lo abbiamo gradito ospite e relatore nella giornata che dedichiamo a Zanotti Bianco. Oggi più che mai è attuale il tema dell'ambiente, quindi ricordare la figura di Zanotti è importante anche per una forma di educazione al rispetto dell'ambiente. Zanotti Bianco è stato il promotore di una forma di volontariato culturale, come ha riconosciuto l'ex presidente Ciampi, indimenticabile presidente della Repubblica Ciampi, perché ha dato possibilità a tanti giovani di esprimere la passione civile, il desiderio di essere utili, di fare qualcosa per il patrimonio storico, artistico, naturale e paesaggistico. Del nostro paese, del nostro bel paese.